Oh, buonasera. Buonasera a tutti, ci siamo. Buonasera a tutti. Ecco, come promesso, ore 20, a Siamo in inizio diretta siamo in e diretta. siamo pronti. Ale, domenica si sta avvicinando, eh? C'ho già l'adrenalina pronta. Sì, come vanno i I preparativi? preparativi alla grande, siamo ben organizzati. C'è tanto fermento? Fermento, emozione. Una Ah. carica enorme. Bene, bene, bene. Intanto vediamo tutti i nostri followers, Inizia ad essere un bel po'. sì, che stanno iniziando ad entrare. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera a tutti. Oggi abbiamo un po' di ospiti che andremo a far collegare. Il mitico Massi Rosolino, Massimiliano Rosolino, poi il bomber Marco Orsi, tanta roba. E poi, oh, Eccolo qua, Max. eccolo! Ragazzi, Hai visto stasera chi c'è qui con me? vabbè, era ora, Ho una ragazzi. Scusate, dico un domandina attimo se per te, riesco a caro pulire un po' Max. più. Certo, era ora, no? È Alessandro Peruso, mamma mia. Basterebbe una diretta soltanto con Ale. Addirittura solo io e te. Ma no, ma certo Ale, perché devo raccontare che ognuno di noi, perché oggi parliamo di un grosso evento fatto di campioni, futuri campioni, ma abbiamo tutti intrapreso una strada legata al nuoto, no? Tu sei andato Assolutamente. molto lontano, io un po' più lontano, ma abbiamo fatto la stessa identica strada, fatta di sfide, di grandi sogni e ovviamente tutti abbiamo avuto anche qualche delusione, perché non bisogna dimenticare, bisogna amare anche le delusioni, perché i ragazzi di oggi sono così giustamente motivati, a volte anche ossessionati dal diventare come quelli bravi, che si dimenticano che quelli bravi a volte, insomma, fanno fatica anche loro. Certo, ottimo messaggio, Massi. È così. Verissimo. Il mio allenatore, il nostro allenatore diceva: ti devi fare la buccia, devi Eh sì, è certo, come mi ricordo. piare i paccheri. L'abbiamo presi, io ne ho presi Uva. parecchi. Oggi con noi, Max, oltre ad Alessandro, ci saranno altri due Lo ospiti. so. Lo sai bene? Chi sei? Iniziamo Vediamo. a citarne qualcuno come Marco Orsi, eccolo qui. Guarda, Marco eccolo che sta per Orsi, il vero bomber, il vero ma bomber. c'entra nello schermo? Orsi c'entra. Adesso vedremo, vedremo se entra. Ciao ragazzi, Grande, ciao, grande. ciao. Eccoci, eccoci. Ciao Marco, Come benvenuto. Grazie mille, come Non state? vediamo Che l'ora di vedere. vederti in opera domenica. Esatto. Abbiamo tutti i ragazzi che stanno in fibrillazione. Anche noi siamo contenti di poter venire a nuotare in questa bellissima piscina della Bocconi, perché comunque abbiamo già fatto diverse gare lì, è sempre veramente bello sfruttare questo bellissimo impianto. E poi ci ritroviamo, perché comunque sembra un piccolo campionato italiano, perché comunque siete riusciti a prendere tanti campioni, Eh c'era anche sì, Max, no? esatto. c'è Sì, anche ecco il Max. 50 cagnolino, il 50 cagnolino. Ti faccio compagnia, vengo anch'io. Va bene, no, no, ma lasciami dire una cosa, Marco. In effetti tu ormai, insomma, rimani sei per sempre ragazzino perché sei un ragazzino, soprattutto rispetto a me. Però una cosa che ho notato in questi anni è che le persone piaci molto, alle persone piaci molto ai ragazzi, alle famiglie, perché è quello che piace raccontare, no? Il campione che diventa forte, rimane forte, ma comunque siamo umani. L'abbiamo detto un secondo fa, prima che tu entrassi, che è bello raccontare anche la parte difficile, no? Dove si fa fatica a dire cavolo, ma ne vale ancora la pena o no? Nel dubbio dico sempre continuate. Sei d'accordo con me? Eccolo qua! Eccolo! Ciao, buonasera Buonasera, Alessandro. ciao a tutti. ciao! Eccolo, sì, Maxi, mi Stava collego un rispondendo. attimo, mi collego alla tua Affermativo. riflessione. Sì, allora, a parte che i bassi ci vogliono assolutamente, perché fanno parte del gioco e sì, è bello tutto,
tutto bello e se fosse tutto perfetto, ma in realtà a me piacciono le sfide, mi piace comunque far vedere che nonostante tutto ci sono sempre, quindi credo che lo sport rappresenti un po' anche questo, no? Il riprendersi, no? Da una brutta caduta. E ne ho fatte parecchie, quindi direi che va bene. E la cosa che noto, infatti, come dici tu, è che piaccio ancora alle mamme, piaccio soprattutto, credo che sia dovuta all'età Bene. quella, credo che sia l'età quella. Ecco, E sedute in tribuna ce ne saranno un po', eh? perfetto, quindi farò il giro delle tribune, farò già capito. No, vabbè. Però no, cerco di trasmettere comunque i valori sani di questo sport, come te, Massi, perché comunque io sono cresciuto con te, Filippo e tutti gli altri campioni, quindi vi ho preso un po' anche come riferimento e i valori che mi hanno dato le mie famiglie, lo sport, eccetera, cerco di tenere botta Va bene, ragazzi, fino allora, all'ultimo. visto che parliamo di due velocisti, lasciatemi fare anche una domandina, no? Cioè, Bravo. perché no? Anzi, Perché... Max, una cosa volevo ricordare a chi ci sta seguendo, che intanto noi stiamo leggendo e se avete delle domande, poi verso la fine ne prendiamo due o tre e facciamo rispondere sia Marco che Alessandro. Esatto, ma ragazzi, io voglio sapere, ma voi avete mai fatto tipo 10 da 400 nella vostra vita? Io sì, No, io no, mi sa che io sì, io no. diresti Io sì, sì, perché se non ricordo male lui ha iniziato con distanze un veramente, poco, io poco sì, più 10 da lunghette quando era più 400 ragazzino. che avevo fatti quando ero un po' più giovane, comunque sì, li Ah facevo, sì? distanze, Sono sì. commosso. Dai. Anche perché ho iniziato con i 400 stile, Massi, quindi Porca prima di arrivare ai 100, miseria, vedi? quasi Allora, una bella questa è anche una cosa trasformazione. importante. No, io voglio dire questa cosa perché ovviamente c'è un sacco di ragazzi che ti guardano. Ed è ovvio che sono molti, molti di loro sono affascinati perché a volte io lo vedo anche mia figlia, insomma, sono piccole le mie bambine, però se l'escalation si parte dai 50, si va ai 100 e pensano che ai 200 si fa fatica, ai 400 si muoia. E invece in realtà la gestione poi è inversa, si fa anche molto fatica a fare un 100 stile libero, un 200 stile libero, però invogliamo i ragazzi a fare una buona esperienza, di non limitarsi a quello che può essere un successo iniziale quando... L'hai detto tu, Ale, tu sei partito con 400, adesso sei tra i migliori nuotatori dilettantisti del mondo. Orsi non ha mai fatto i 400, però insomma hai fatto stile libero, i misti, delfino, il dorso, cioè veramente sei estremamente eclettico, che è un'altra prerogativa legata al mondo del nuoto. Allora, io non ho mai fatto, come dici, come ha detto Ale, i 400, sono sempre partito da 50 e 100 Fatto perché ho capito bene. subito, Hai cosa capito c'era. subito come. Però comunque negli allenamenti, quando andavamo a fare i collegiali con Rossetto e i velocisti, comunque 6 da 4, 12 da 2, 10 da 150, in lunga me li sparavo, quindi comunque di allenamenti abbiamo fatti, però dai, Sai cosa bisogna pensavo? allenarsi, ragazzi, bisogna L'altro allenarsi. giorno ho visto, insomma, Filo che ha fatto 50 delfino, no? Master. Ed era molto contento. Io ho detto, pensa, tu sei così contento dopo 50 metri. Io per essere contento devo fare una maratona. È vero, vero. Io sono contento quando finisco l'allenamento, quindi va Lo bene, dai. so. Adesso maledino con questo Confermo. signore qua che ha parlato. Lo sa Confermo. lui. Vai Ale, so che avevi anche tu delle domande. Ok, no, in primis ricordiamo di domenica 14 maggio, Milano, Piscina Bocconi, grande evento International Alpha Alfa Kappa. Capo. Il nostro primo evento, Max. Ci saranno Ma grandi il campioni. primo, a me, in realtà, io vi seguo, aspetta, ma adesso tra poco devo legare il cane, che Infatti secondo no, me no, è è però è piacevole. Vuole piacevole, partecipare, vuole vero? stare con noi. Iaia, mi leghi gentilmente il cagnolino, che poi è così il cane, cioè, tra l'altro abbiamo avuto tre topini Ho da pochi visto. giorni. Comunque la realtà è che ho notato che nonostante siamo nati da poco, parliamo di mesi, neanche un anno avete fatto, però 9 mesi, avete le idee giusto molto giusto, chiare. Max. Eh? 9 mesi. 9 mesi, 9 mesi. 9 mesi. Avete fatto il travaglio. Esatto. Avete fatto il travaglio, quindi però avete le idee molto, come si dice, chiare, no? Scusa, Bibi. Niente, già facci. Stavo dicendo che avete le idee molto chiare sia per quanto riguarda la programmazione, che tu mi hai, diciamo, raccontato, quindi l'attività giovanile, quella appunto un po' più di nicchia legata ai campionati giovanili, agli assoluti, ma soprattutto quella di rendere lo sport sempre più visibile, anche tramite un evento del genere. Sei d'accordo? Assolutamente.
D'accordissimo, d'accordissimo. Oltre a Bomber e Miressi ci saranno tanti, tanti atleti: Restivo, Quadarella, Pilato, Gemma Galli che farà una piccola esibizione con noi, ci sarà Zazzeri, Megli. Zazzeri darà, vuole dare del filo da torcere a qualcuno. E poi il pubblico, Max. Il pubblico. Un bel po' di persone che si stanno acquistando i biglietti tramite il nostro sito. Diciamo questa cosa, okay, io sono per la promozione sportiva, lo faccio dalla mattina alla sera con la Federazione Sport e Salute, però dobbiamo entrare in quel loop dove bisogna sostenere lo sport che sia il biglietto di una manifestazione del genere, dove comunque c'è uno spettacolo. Non è che possiamo andare a mangiare i popcorn, guardare il cinema e paghiamo X euro e poi guardiamo diciamo dei campioni, ma anche se fossero soltanto per guardare i nostri figli, secondo me bisogna far entrare quel meccanismo, perché da cosa poi nasce cosa? Oggi c'è un evento di un giorno, domani ce ne sarà uno di due. Insomma, anche è molto gratificante anche per voi ragazzi. Voi avete fatto i mondiali, le coppe del mondo. Da quando io ho smesso di nuotare è diventato tutto più, diciamo, fico, più luci, fuoco, tutto più graficamente, più, come dice, ti fa entrare come se fossi entrato in un'arena della gladiatore. Vedi, quindi ci chiedono da dove si comprano i biglietti, dal sito ETES, e abbiamo messo in questa chat anche un link, vedo che è stato inserito. Sì, ragazzi, i posti, ci sono posti per molti ma non per tutti, quindi facite un press. Perché veloci, veloci, e godetevi lo spettacolo. Esatto, poi soprattutto tante emozioni nel vedere questi campioni all'opera. Sì, sì. E parlando di emozioni, io inizierei con una piccola domandina proprio a te, Max. Quanti anni ho? Quasi 45, sto inguaiato. Allora, partiamo dalla Rosolino Style. Anno 2000, Sydney, io ero piccolissimo e mi ricordo te vestito d'azzurro con la cuffietta bianca e gli occhialini. Quel ditino che toccava qui e poi guardava... Occhio, ci sono anche io. C'eri anche tu. Vasca a delfino, vasca a dorso, frazione a rana, e ricordiamo la frazione a rana, come l'hai allenata e con chi l'hai allenata. L'ho allenata con te. Bravo, c'ero anche io. Perché io a rana ero Marco Orsi, potevo fare soltanto 50 metri. Io arrivo a 25, quindi sei meglio di cavoli, io 50 metri, però 51, no, i 4 misti qualche volta lo fa, ma io proprio facevo i scatti, mo ci vuole, con Alessandro, io potevo sfidare chiunque sui 25. Ma ti ricordi, ogni fine allenamento facciamo il 50. Sempre sfidati. Sempre fissi. E questo, io penso che, ditemi voi ragazzi, dico a Marco, ad Ale, la grande evoluzione del nuoto, soprattutto nella velocità, è arrivata grazie alle semifinali, nei miei tempi, ma proprio perché siete così competitivi che ricercate la gara. Non è che si fa come si faceva 20 anni fa, aspetta e preparo questo piuttosto che quest'altro. Per voi è una grande opportunità gareggiare ad alto livello, vero ragazzi? Sì, pure Mira. Sì, secondo me è assolutamente sì, è molto, cioè, gareggiare ad alto livello per noi ci fa assolutamente bene, anche perché comunque impari a vedere i tuoi avversari al di fuori anche magari dell'Italia, quindi assolutamente ci serve. E poi una gara in più durante la stagione fa sempre bene. Comunque una gara messa adesso, comunque abbiamo appena ripreso, quindi siamo nel pieno della preparazione, ma comunque è una gara che ci serve, nonostante comunque magari la forma non possa essere delle migliori, ma ci serve continuare a gareggiare, a gareggiare con altri atleti più forti di noi, o comunque forti come noi, quindi anzi, ben vengono di più queste gare. Ma quando diventate più bravi, Marco e Ale, quando diventate più bravi, è più difficile? Nel senso, io ho visto entrambi, ho visto te, voglio dire, un annetto fa, ho visto ASL, che insomma, gareggiare contro gli stranieri, tu diventavi quasi un supereroe. Ma non soltanto, anche per i mondiali di vasca corto, hai preso tante medaglie anche, voglio dire, nell'ultimo anno. Ma anche Ale, la stessa domanda. Diciamo che purtroppo, a parte veniamo anche da un periodo in cui di gare ce ne erano state poche, pandemie, eccetera, eccetera. Poi quindi gareggiare con altri atleti, comunque che vedi poco, e averli lì,
per un mese e mezzo, due, gareggiarci assieme, eccetera, è una figata incredibile, perché comunque ti stimola. Infatti il format dell'ISL, vabbè, a parte la corta, però mi è piaciuto molto perché comunque continuavamo a allenarci gareggiando, ed è una cosa molto importante. Infatti la Coppa del Mondo anche è molto bella in questo senso, perché comunque ti alleni. Invece qua ti alleni a casa, magari fai i campionati regionali o la garetta magari vicino a casa, e però non è come farlo con magari un Miresi di fianco. Adesso sì, posso farlo perché sono qua a Torino, ma non è come farlo magari con un Manadou di fianco. Sei a Torino? Da quanto è che stai a Torino tu? Da settembre, da poco. Ok, ma non fa fritta a Torino? Guarda, in questo momento piove, infatti. Adesso piove, quindi. Vale. No, io dico, cioè, è maggio e piove. Anche a Milano. Cioè, anche a Roma sta per scendere una bomba d'acqua, perciò non facciamo tanto i figli, eh? Io comunque, Max, mi sono spostato proprio per questo motivo qua, perché avevo bisogno di atleti forti come me, che, o più forti anzi, che mi stimolassero di più. Io Bologna ero da solo. Un'altra cosa, cercate atleti, compagni più forti. Noi prima che ci collegassimo abbiamo detto è importante prendere gli schiaffi, perché ma quanti giorni, quanti anni puoi prendere gli schiaffi? Prima o poi ci riesci anche tu e ti diverti, perché i piccoli, soprattutto lo vedo, i ragazzi che fanno prime gare, appena non riescono a prendere la medaglia, un po' dicono, ah, ma allora non sono forte. No, sei forte perché ci provi. E voi siete lì appunto per dimostrare ai ragazzi più giovani che anche se sei sotto carico, affronti la gara con serietà. E arriva sempre il giorno giusto, perché spesso uno appunto, quando sei alla finale mondiale, non è che puoi giocare d'azzardo, non è che fai il kamikaze, immagino. E invece su queste manifestazioni hai la possibilità di dire, ok, adesso provo il passaggione, piuttosto passo più piano e finisco alla Miresi. Sì. Magari. Ah, certo, la tua arroganza al 25 e la sua finale, ragazzi, arrivederci a tutti qua. Combinazione perfetta. Con questa combinazione. Facciamo la fusione. Sì. Tra l'altro qua leggo da Alessandro e Giorgia da Loia, che dice, Alessandro, quest'anno devi scendere sotto i 47. Sì, ormai. Impresa. Ormai lo fanno tutti. Non lo devo dire, lo so benissimo anch'io, quindi... Appunto. No, tempo. Ricordiamolo. Ci sono anch'io sotto i 47. E invece da Marco quest'anno. C'è un po' di gossip, da Luca Dotto, fa domande su gossip, ti dico. Vogliamo sapere. Luca, non ascoltate quel vecchietto lì, non ascoltate quel vecchietto. Lasciamo stare, allora. Se pure è vecchio, su un non. Ma anch'io uguale. Vabbè, lì. Ma i capelli bianchi ce ne sono tanti, raga. Ma dato te che ce l'hai. Invece, Ale, so che avevi una domanda per Ale. Ale, per Ale. Sì, per Alessandro Miresi. Sì. Max tanto mi ha levato subito le parole da bocca, quindi ho avuto la mia risposta. Invece per Miresi la domanda è 4% stile ai mondiali, oro. Quando leggi World Record, che emozione hai provato? Lì per lì all'inizio non me ne ero neanche accorto di aver fatto il record del mondo, quindi all'inizio eravamo tranquillissimi, sì, eravamo contenti. Poi abbiamo alzato poi tutti la testa e è stata veramente una cosa fantastica, cioè comunque un record del mondo di squadra, in una comunque staffetta, siamo andati tutti forti e che comunque per il futuro promette bene, e quindi... Esatto. Tu mi devi spiegare una cosa, scusami, ma cioè, tu la racconti sempre così, ma tu diventi un animale quando gareggi, lo capisci? Ma infatti devo essere un animale mentre gareggio, no? Lo so, ma infatti invece adesso la racconti come se avessi fatto la sagra della pagnotta, cioè incredibile. Vabbè, la tua verve. Sì, sono tranquillissimo io. In acqua mi scateno. E questa è una cosa bella, voglio dirla, perché ci sono un sacco di ragazzi, più grandi e meno grandi, ma soprattutto quelli più piccoli, che grazie allo sport, e dico ovviamente in questo caso il nuoto, veramente diventano protagonisti. Perché lo sport, questo ci dà, ci fa sentire più forti, ci fa esaltare, ma non per la prestazione di per sé, se vinci o perdi, perché ti senti carico, va bene? Alcuni ragazzi che ho allenato oggi hanno detto, ragazzi, l'ultimo scatto, fatelo nello stile che vi farà finire al meglio la giornata. È quello, no? Poter sentire vivo, ed è questo di cui hanno bisogno
i giovincelli. Sì, infatti, ma sì, purtroppo io sto, giro tantissimi meeting, vedo anche i ragazzi con i vari camp così, e una cosa che noto, e la cosa mi fa molto arrabbiare, quando lo vedo e vado subito da questi ragazzi, a queste ragazze, soprattutto ragazze, perché li vedo piangere dopo una prestazione e capisco che uno ci possa rimanere male, perché comunque ci alleniamo tanto per le prestazioni, eccetera, ma da così piccoli vedere piangere le persone a me non piace, perché anche a me è andata tante volte male, ma c'è sempre una seconda volta, non era una finale olimpica fortunatamente, no? Era un campionato regionale, una gretta così, ma ci può stare andare male. Abbiamo la possibilità di rifarci, quindi cogliamo la palla al balzo per poterci rifare. E la tensione che molti ragazzi sentono anche prima della gara è una cosa positiva, giusto? Anzi, ci deve essere, perché deve se essere. C'è, vuol dire che cavolo, vuol dire che ci teniamo davvero e vogliamo fare, altrimenti sarebbe tutto inutile. Quindi, ragazzi, mi raccomando, questo è. Giusto, un bel messaggio. È così. C'è una domanda di Berardi Donatella per tutti e tre, perché appunto è curiosa di sapere se anche atleti di alto profilo compiono degli sgarri a livello alimentare, e domanda soprattutto per Rosolino, che appunto è molto tenace e costante nella sua... Sì, sono più malato di prima, è vero. No? Sono colpevole. Però la verità è che io mi sono fatto tante vasche anche di gelato. Allora, la raga, non bisogna rinunciare a niente. Non è che uno rinuncia a fare il teenager, l'adolescente, o rinunciamo a fare... La parola sacrificio, insomma, non esiste. Esiste una selezione, una scelta, no? Ed è ovvio che parte dalla tavola e continua nella piscina, nella routine quotidiana. Però è giusto concedersi la festa, fare baldoria, qualche volta non dormire, ovvio che vince sempre la media, come nella media di una gara, soprattutto, ma con tutte le gare, anche la gara da 100 metri, vince la media che si fa nella vasca di andata e di ritorno, vince la media quotidiana, ok? Se su 100 allenamenti, 3 non ci sei andato, non saranno quelli a fare la differenza, è ovvio, come ha detto Michael Phelps, quello ha dichiarato che per 5 anni non ha mai saltato un giorno, i migliori sono bravi a fare quello che non hanno voglia di fare quel giorno, e sono quelli che fanno la differenza, perché l'ultimo abbracciato, quando non respiri e riesci a mantenere il respiro, è quello che ti farà vincere, perché più o meno sono tutti quanti là, no? Tra 46-9 e 47-0 è veramente un soffio, però quel soffio è una cosa che tu alleni nel periodo. Però dobbiamo sfatare il mito che bisogna fare di rinunciare a chissà che cosa. Io penso che voi che ancora fate gli atleti avete il piacere di andare in piscina quando magari ci sono ancora poche persone. È il rovescio della medaglia. Anzi, sei fortunato. Io, a tornare indietro, mai. Ma ancora adesso, quando faccio... Adesso ho fatto questa full immersion per 3 mesi preparando la maratona, mi sono sentito fortunato, nonostante fosse una cosa molto impegnativa. E qualche volta ho detto, mannaggia la miseria. Cioè, chi me l'ha fatto fa? Però, poi... cavolo, ho potuto curare l'alimentazione, il sonno, l'idratazione. Cioè, è troppo divertente poter mettere insieme le cose. È vero, è verissimo. È chiaro che quando sei più giovane viene tutto molto più facile, no? Quindi magari vai a fare serata venerdì sera, sabato mattina alle 8 sei una bestia. Ecco, è una cosa che adesso io non posso fare, perché... E l'età purtroppo avanza per tutti, e adesso devo stare più attento di prima. Chiaramente, se voglio fare atleta di alto livello adesso devo rinunciare a qualcosina, però comunque, come dice Max, non bisogna fare sacrifici totali, perché sì, bisogna impegnarsi, bisogna seguire delle routine, ma fare il sacrificio totale senza mai magari mangiare una pizza in più o il gelato o l'uscita con gli amici, no ragazzi, cioè, perché altrimenti rischiate di nuotare da cani. Eccoli. Io dico sempre, scusate la parola, mettete un beep su quello che dirò, ma il nuoto è uno sport di beep, no? Quindi è molto pesante, facciamo tantissimi allenamenti per fare una gara, una, certo, in quel momento lì, no? Perciò bisogna stare sereni, da viverla con serenità e impegnarsi in allenamento, dai, di viversi la vita. No, Mira. Divertitevi, tuffatevi. Concordo con te. Bomber, assolutamente. Infatti, dopo questa diretta andrò a casa di Mire, polletto di Santa Rita, tac, così. Garretto subito.
Vedi quell'altra domanda. No, vedo che c'è un po' un gruppetto di iranisti che sta scrivendo quella domanda per me, ragazzi. Un'altra cosa, Minestri, ma tu sai fare altri stili, perdonami. Io, certo, a parte rana, tutto il resto lo so fare. Quelle tre stili sono. Delfino a dorso li so fare io. Ah, sì? Sì. Tipo, dici, un cinquantello a dorso, quanto fai? Non te lo so dire. Non c'ho neanche presente i miei migliori, sinceramente. Vabbè, 24 in corto lo fa tranquillamente, eh. A Delfino farai 23 non so, alto. Non sono competitivo, però me la cavo. Grande. Me la cavo. Ragazzi, comunque presto vi manderò un video di Mira e Arana. Quello mi fa un po' paura. Una talpa. Una volta mi sa che forse ho visto fare qualcosina. Quello non conviene vederlo. No, però Max, insomma, io ho immagini di te che quando a un certo punto carburi, veramente sembra che non ti ferma nessuno. Veramente è estremamente impressionante. Ma un'altra domanda, scusami Ale. Vai. Quando sei nell'ultima frazione della 4% che va a vincere un mondiale, l'europeo, dove state, ma ti vengono le scosse nelle mani? Ti senti una specie di super Saiyan prima di partire o mantieni la tua calma e poi scateni nell'acqua? No, io sinceramente cerco di essere calmo il più possibile, anche perché comunque quando sono lì a partire per ultimo devo anche cercare di fare un cambio il più giusto possibile, sia stacco buono che cercare anche di non fare falsa partenza, che negli ultimi periodi non mi vengono mai bene. Però comunque cerco di essere il più calmo possibile, anche se comunque un po' di, diciamo, paura e tutte quelle cose lì che si mischiano, mi salgono dentro, però cerco di buttarmi, quando appena mi butto in acqua, cerco proprio di scatenare tutto quello, l'inferno, e cercare di mettere la mano avanti al mio avversario. Eh sì, perché la cosa bella, ho visto tante gare tue in staffetto, ho visto che hai anche un grandissimo, appunto perché c'hai molta esperienza ormai, riesce anche all'interno di 100 metri. Uno pensa che 50 e 100 sono parti forte, vediamo dove arrivi, o parti forte, arrivi forte. No, c'è una strategia anche lì. Perché adesso sui 100 sì, c'è un po' di strategia la devi fare. Perché se... No, io ho visto, adesso non mi ricordo se erano gli europei, i mondiali, ma probabilmente i mondiali dove appunto a 50 c'era l'americano e poi boom, via, gli dice grazie. E lì ci vuole grande. Esperienza, freddezza e ovviamente lucidità. Il ragazzo, l'americano lo conoscevo, quindi sapevo, l'avevo anche affrontato ai mondiali in vasca corta, io quindi sapevo che lui sarebbe passato molto più forte di me, e io poi sono andato a riprenderlo verso la fine, cioè il mio obiettivo era quello, cioè la mia strategia era quella. Farlo stancare. C'hai giocato un pochettino. C'hai pazziato. Ha giocato un pochettino, va bene, possiamo dire così. Gli ho fatto credere e poi... Lo ha illuso! L'ho illuso e poi l'ho fregato alla fine. Beh, questo è comunque sinonimo di grande tranquillità e grande controllo della gara. Vuol dire che comunque lui, lavorando in una mente, eccetera, ha reso sua questa gara e l'ha interpretata in maniera magistrale. Adesso, Mira, quante volte sei sceso sotto 48 te? 20 volte? No, un po' meno di 20, magari. Comunque, sono tantissime, quindi vuol dire che comunque è una gara che sa già a memoria, interpreta in maniera magistrale. Quindi lì aspettavamo tutti quel momento lì in cui agli ultimi metri passava con le gambe, lo passava, e lì abbiamo goduto forte. No, abbiamo goduto, ci credo. Una domanda per Marco, ma la gara che ha significato davvero tanto per te, tra tutte quelle che hai fatto, ce n'è una in particolare? Ce ne sono un paio che mi hanno dato grande soddisfazione. Vabbè, allora, il vincere il 100 stile a un europeo, io l'ho vinto in base corta nel 2015, quindi comunque vincere la gara regina è sempre una figata incredibile, perché il 100 stile rappresenta la gara migliore, la gara regina, chiamata così, quindi vincerla è comunque motivo d'orgoglio. In realtà la gara che mi rimane più a cuore, in molti se la ricordano, nel 2014 ho fatto un 50 stile, che attualmente è ancora record italiano, 26. Sono andato secondo a quel mondiale dietro Manadou, che fece il record del mondo. Quella è una gara che mi è rimasta proprio nel cuore, perché ero arrabbiatissimo. Grazie.
Ero arrabbiatissimo, arrabbiatissimo perché, vabbè, purtroppo le selezioni funzionano così. Nel 2014, ad agosto, hanno fatto gli europei a Berlino. E lì purtroppo, cioè purtroppo, sono qualificati Dotto e Leonardi per il 100 stile. Io per la vasca corta andavo leggermente più forte di loro. E quindi a quel mondiale potevo giocarmi comunque una medaglia e non mi ha fatto fare il 100 stile. Allora io mi sono ingastrito di brutto. E ho concentrato tutte le mie forze su questo 50 stile che poi Venuto è molto venuto bene. molto bene, sì. Non c'è male che Ah, ripetermi quindi, va bene. Quanto, quindi pa quanto passa ai piedi? Scusami, per fare 20. 9,8 sono passato al piede. No? Adesso non lo faccio neanche la mano a momenti, quindi Io manco frazionato. vabbè, se mi metti a me a fare due misto, a fare due stile, quattro stile, No, non lascia porto neanche stare. alla termine, Anzi. lascia stare. Sì, no, adesso devo tornare perché dopo la maratona sono rimasto. Adesso un mesetto che non nuoto, ma mi avete fatto tornare alla voglia anche a me, va? Ma devi tornare in maschera anche tu? No, 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 al momento no, non si sa mai. Io ho capito così, io ho Tira capito un po' così. mi ha stuzzicato, eh? Soltanto che tu fai 50, come sempre, io poi farò il 200, il 400, quindi se lo faccio anch'io voglio fare il centello. Iniziamo con il 100, va bene? Con calma. Vedo un'altra domanda che dice, sempre per il bomber, quanto è importante in Italia far parte di un gruppo sportivo? Ti cambia la vita, questo davvero ti cambia la vita, perché comunque il nuoto non è il calcio, non sono altri sport in cui comunque gli stipendi te li dà la società civile, bisogna essere fortunati per questo, e quindi i gruppi sportivi ti aiutano a essere più indipendenti, a non stare sulle spalle delle famiglie, a poter magari viaggiare, a investire sul tuo talento. Io e Mire facciamo parte della Polizia di Stato, quindi siamo grati alla Polizia di Stato, ma come lo siamo per tutti i gruppi, perché comunque fanno bene agli sport minori come il nostro e ci hanno aiutato, ci seguono il nostro percorso e la cosa bella è che dopo la vita da professionista comunque puoi rimanere, hai già un lavoro assicurato, se non vuoi fare qualcos'altro, nel prossimo futuro potresti essere un poliziotto, quindi magari mi troverete per strada, raga, Il ma ne posto di vediamo, ci blocco, vediamo. mi resti e Ah, sì. se cerco di scappare, mi vengono a prendere di corsa. E come? No, no, saliamo in macchina, che di corsa. No, le macchine, Saliamo in ovviamente. macchina. Di corsa non prendi manco due persone, però insomma, siete brillanti, era questo l'intento. Bene, allora ragazzi, noi vi aspettiamo. Ricordiamo domenica 14, le batterie la mattina iniziano alle 9:30, quindi c'è un nuovo orario leggermente posticipato, così ci si riesce a Grandi, svegliare un po' grandi, più con sì, calma. si può dormire un po' di più. E pomeriggio le finali, quello è veramente un bel appuntamento, Ricordiamo, dalle? Ok. dalle 3:30. Finali, un bello show, quindi la qualifica sarà solo su alcune gare, 50, 100 e 200, mentre per i quattro, chi fa i quattro stile, quattro misti e due misti, direttamente la finale pomeriggio. Benissimo, Vabbè. siamo Quindi pronti a tante schiacciare emozioni. l'inferno. Scrivetevi, Siamo prendete pronti. i biglietti rimasti perché sennò rimanete a piedi per vedere almeno, voglio dire, Orsica ha detto che insomma ormai è l'idolo di tutte Le le ex. mamme. E poi ci vediamo con Porto Vasca per raccontare, vivere e gustarci questo bel evento. Grazie a voi. Bene, ti ringraziamo Max, ci vediamo presto. Grazie a Grazie voi. ragazzi della Grazie, disponibilità. grazie a tutti Grazie a voi. ragazzi. Grazie a voi. Domenica, vi aspettiamo in Ciao a tanti, te. ragazzi, seguiteci. Ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao.